Seconda puntata dell'intervista al consigliere Fabrizio Bertot. Nella prima puntata avevamo fatto il giro, era appena iniziata la possibilità del servizio da asporto e takeaway, quindi abbiamo fatto un giro incitando i cittadini di Rivarolo a consumare in Rivarolo, e oggi aprono anche i bar e i ristoranti e hanno aperto già i parrucchieri, quindi prosegue un po' il giro. Sì, è la città che si sveglia, siamo alla distanza giusta, quindi ho rimosso la mascherina, ma bisogna sempre rispettare le regole, non c'è l'obbligo di mascherina, però è prudente quando non si rispettano le distanze utilizzarla. Sì, la città si sta svegliando, il piacere di poter andare finalmente a tagliarsi i capelli, il piacere di potersi prendere un caffè al banco e non necessariamente di asporto, ma soprattutto il piacere di rivivere la città. Penso che Rivarolo abbia un'anima sua tutta commerciale, puntata, improntata verso la vitalità, e quindi quest'anima debba essere assecondata con la sicurezza, con i controlli, con la prudenza che ciascuno di noi deve mettere, però devo anche dirlo, un pochettino anche con la voglia di rivivere la nostra città. Quindi l'appello che io oggi voglio fare ai cittadini magari un po' timorosi: usate, se vi sentite più sicuri, la mascherina anche quando non è necessario, però uscite, vivete la vostra città, andate nei nostri negozi, non andiamo a comprare da altre parti, andiamo dai nostri parrucchieri, andiamo nei nostri bar, nei nostri ristoranti, perché Rivarolo ha bisogno di rinascere assolutamente. Sabato mattina giorno di mercato, e oggi è il primo giorno che oltre ai banchi degli alimentari si trovano anche gli altri banchi commerciali, però mercato spostato per via delle misure del contingentamento. Cosa ne pensa? Io non ne penso bene, nel senso che io sono un sostenitore del fatto che il mercato ambulante debba essere la perfetta integrazione con il commercio fisso, e quindi si è persa l'occasione di riproporre il mercato in prossimità degli esercizi commerciali fissi. Anzi, avevo proposto che fossero anche utilizzate le allee nella loro totale lunghezza, dalla stazione fino al centro commerciale del gigante, ma questo perché intendo utilizzare gli spazi, come ad esempio anche quella delle vecchie scuole elementari, dove c'è lo spiazzo, il vuoto, perché secondo me dal momento che si debbono mantenere maggiori distanze si deve occupare più spazio, e quindi meglio utilizzare gli spazi in prossimità degli esercizi commerciali. La collocazione in Corso Rocco Maglia, mi auguro che sia solo per questo sabato, perché per me vedere un sabato mattina via Ivrea e il centro vuoti a me dà tristezza. Penso che dia tristezza non solo ai tanti commercianti che oggi stanno lavorando di meno, ma penso anche ai molti cittadini non abituati a vedere il sabato mattina la città vuota. Metterlo in Corso Rocco Maglia, capisco, è più comodo per chi deve fare magari controlli, ma io parto sempre dal presupposto che il compito dell'amministrazione è quello di attrarre più possibile cittadini e creare sinergie tra i vari tipi di attività, e poi essere pronti ad operare per evitare chiaramente fenomeni di assembramento o cose pericolose. E loro evidentemente tutto ciò che è difficile e implica un certo impegno lo guardano con molta diffidenza e preferiscono fare delle scelte. Mi auguro che non arrivino magari ad utilizzare addirittura il polo di protezione civile, perché è ancora più sicuro, ancora più lontano. Io parto dal presupposto che il compito di un'amministrazione è quello di gestire le difficoltà per aiutare gli operatori commerciali. Questa è la scelta che deve fare un'amministrazione. Chiudere tutto, tenere tutto lontano, secondo me è troppo facile.